obiettivi comuni. Belli. Signori, eccoci qua, Big Luca e la donna Molinari, in formissima, guardate che pancia piatta che ha. Più magra dell'ultima live di un anno fa. Perso tipo... circa 20 kg. Non sono 30, no. No, dall'inizio, sì, ma dall'ultima volta che abbiamo fatto una live assieme. Meno 30 kg. Perché non c'è nessuno, non sta arrivando nessuno. Stiamo parlando da soli. Ah, eccoli. Stiamo parlando da soli. Sì. Meno 30 kg per donna Molina. Guardate qui vi rode, Mi faccio incazzare tu. Visto che... quando mi avevano detto, dove avevano detto? Che eri un comodino. No. No, era qualcosa di più bello, non era un comodino. Una stufa. Ciao ragazzi. Una stufa, guardate la mia stufettina. Guardate che carina, piccolina adesso. E niente ragazzi, siamo qui un attimo in Belluria a rilassarci. Due cosine, niente, un live abbastanza inutile. Ciao ragazzi. Allora vi ricordo, vabbè, l'offerta del Black Friday, andate su biglucafriday.com, sono delle offerte incredibili per tutti i nostri videocorsi, ho una buona porzione di essi. Comunque è il periodo dell'anno giusto per contattare il vostro TTA, farvi fare sconticino Black Friday, ve lo diamo solo all'acquisto del secondo corso, quindi c'è tutta la piattaforma, poi vedete come si fa su Big Luca Friday. Allora, l'altro giorno stavamo pianificando quello che noi dobbiamo fare. L'altro giorno sono tornata a casa. Tra marzo e aprile. Intanto è tornata. Lessi. Perché è stata lontana. Dagli occhi e dal cuore. No, dal cuore no. A risolvere alcuni problemi, diciamo, familiari. Burocratici. Amministrativi. Shaolin Monk ti saluta. Ciao. E allora, adesso... l'altro giorno eravamo nella nostra cucina patrizia con l'isola a pianificare le prossime vacanze. Allora il fatto è questo, e da qui il topic per questa live, emozione del dì. Allora, io non ho portato il selfie stick, mi sta facendo già male il braccio, perciò non ti inquadro più, adesso lo tengo con la sinistra. Allora, eccoci qua. Allora, praticamente, visto che lei farà delle gare di... no, c'ho il sidro, Francesco, non c'ho lo champagnino. Champagnino sarebbe bevuto ieri lei. Con risultati pessimi. È possibile avere special... non so cos'è Simone Rossi. E praticamente lei deve fare le gare di bodybuilding, quindi... dovremo andare alle Bermuda, giusto? Quindi andremo alle Bermuda a marzo per 10 giorni. Ancora roba da perdere. 2 giorni, 9 giorni. Non ci vado così. 10 giorni. 10 giorni. 10 giorni. Poi dobbiamo andare in UK per qualche giorno. Beh, anche lì neanche pochi. Una settimana. Poi torniamo a Dubai. Poi dobbiamo andare in Brasile e poi dobbiamo andare in Portogallo. E stavamo pensando a questo fatto qui, che se non avessimo degli impegni fissi con le sue gare, non ci muoveremmo, io non andrei mai in Brasile, cioè non avrei mai detto andiamo a San Paolo del Brasile o andiamo in Portogallo oppure andiamo alle Bermuda. No, le Bermuda mi era venuta la mezza idea, poi avevamo annullato per questioni di tempo, cioè di priorità sbagliate, sono lontani, cioè, capito, anche il Brasile è quanto dista? 14-15 ore? 15 ore diretto da Dubai, cioè, capite? E quindi siccome uno poi può andare, diciamo, in vacanza, sta cazzo di mosca, hai rotto i coglioni, può andare in vacanza quando vuole, finisce per non andarci mai, quindi chiaramente lei starà, diciamo, lavorando, io invece no, quindi io sarei lavorando alle Bermuda a non lavorare, ok? Quindi peraltro, per chi vuole deve incontrarmi tra marzo e aprile per le consulenze private, sappiate che non ci sono, perché o venite alle Bermuda, se si può evitare di disturbarmi alle Bermuda direi di sì, quindi chi ha consulenze o cose del genere le scheduli adesso, per chi notte mai più scenderà, se Big Luca non analizza il mio business, fatelo, non lo so. Però tra marzo e aprile non ci sono, ok? Giusto per questioni di correttezza, cioè in Brasile, ragazzi, non. E poi in Portogallo. Entro, e aveva 60 anni.
Ma guarda che bravo lui, signor Rossi. Quindi, e questo dimostra una cosa: dovete pianificare, bloccare. Quindi ho detto lì all'assistente di mettere queste date in calendario, quando dovremmo essere e quando saremo arrivati già da mangiare alle Bermuda, in Brasile, in Portogallo, eccetera eccetera. Lui blocca già queste cose in agenda, e adesso cominciamo già a prenotare in realtà i voli e gli hotel. Thank you. Perché questo? Perché altrimenti non ci si muove più. Cioè, col fatto che uno dice, vabbè, ma tanto noi possiamo viaggiare quando vogliamo, possiamo andare, questo mese no, perché da c'è un po' il lavoro così che devo fare delle cose, poi l'altro mese c'è un'emergenza, poi non ci abbiamo voglia, poi ci viene l'orchite, eccetera eccetera, cioè, ma tanto possiamo andarci quando giù e non ci andiamo mai. Quindi, per siete imprenditori liberi professionisti, bloccate già nel futuro giorni dedicati. My colleague to bring French fries. Ok, yeah, I live this year. Sure. Thank you. Cioè, ho sentito il termine French fries. Sì. Giusto? Se avete delle gare di bodybuilding, le French fries sono ottime. No, ho 100 grammi di carboidrati e oggi non ne ho ancora mangiati. Sto dando questo, magari la gente non lo sa. Anche io, anch'io ho le gare, ragazzi. Guardate qui. Ho la pizza, vedete? Ok, quindi il fatto di avere un impegno, ce l'ha lei, però chiaramente io vado con lei, ne la lascio da sola mentre lì in bikini in tacco 12, c'è un limite a tutto nella vita, e di doversi recare in un posto è un ottimo modo. Come il risparmio va forzato, anche le vacanze vanno schedulate e forzate. Prima lo facevamo con le conferenze, cioè prima la scusa nostra qual era? Andare alle conferenze di crescita personale, di marketing, andavo da Dan Kennedy eccetera eccetera. Quindi il fatto di avere delle vacanze, diciamo, imposte, per noi è meglio, perché sennò, soprattutto chi lavora da casa ed è, non ha ancora un team, non ha una delega, sennò non vi muovete più. Quindi, consiglio, da qui a 3 mesi, da qui a 4 mesi, cioè schedulate già delle vacanze, bloccate, prenotate, spendete già i soldini. L'ideale sarebbe farlo non rimborsabile, anche se ammetto che noi non lo facciamo perché può succedere la sfiga. E quindi è inutile fare le robe non rimborsabili. No. Placing sì, indichi beh, che la gara dopo non ti sì, spetta. Ma qualunque vacanza facciamo rimbo, perché non, è vero, cioè adesso prenoti $20,000 di vacanze e poi non ci vai, vorrei parlarne. Però forzatevi, ok, mettete già in calendario da qui a questa settimana sarò a Kuala Lumpur e siete a Kuala Lumpur, inseritelo in calendario, bloccate questa cosa, perché altrimenti sì, poi vediamo, poi ah, ma piano, no, e vi ritrovate a lavorare, ed è una rottura di coglioni lavorare, no. Bisogna anche bere e mangiare. Può essere anche relativo ai loro obiettivi. Quando io facevo il gol all'inizio usavo il calendario geografico, lo chiamavo, ricordi? Che dicevo, saremo in questo luogo legati a questo obiettivo. E legate gli obiettivi ai luoghi, esatto. Ok, signori. Quindi tra marzo e aprile, Bermuda, UK, Dubai, Brasile e Portogallo. Io non ci sarei mai andato in questi luoghi. Ci sopravviviamo? No, beh, Bermuda, ok. Brasile, avrei preferito Rio de Janeiro, invece andrò a San Paolo del Brasile. La tua amata pizza, sì. Oh, nessuno ti dice più che sei una stufa. Mi dicono che sono una stronza. No. Domande, ragazzi, siamo qua in relax. Avete visto il nuovo setting del radio show? Paura, eh? Per tutti, vi state cagando addosso. Oh, se siete a Dubai, rinnovo l'invito. Ci serve un video, un cameraman, uno che sappia smanettare di videocamere, sappia fare delle registrazioni, video, audio eccetera, impostare le telecamere e poi ci dia i file. Se siete a Dubai, per favore contattate l'ufficio, perché abbiamo bisogno, perché dice c'è un audio di me, lo sappiamo, va sistemato, altronde non lo posso fare, io non so come si fa. Perciò oggi ti vedo felice, indovinate perché. Oggi sono qua con la stufa, 3 volte ero qua a chiedere i conti. Ma io ringrazio un po' gli stufaroli, perché mi hanno fatto rendere conto del fatto che... No, ma è vero! La mia vita era in place, lavorativamente, relazionalmente, come ci dice. Però stavo tralasciando una parte importante. Lavorativa, eri già mantenuta. Ascolta, quest'ape... Dai una sberla a quest'ape qua, ok. Lavorativamente...
È quasi un insulto a chi la... Perché mi sono retired. Certo. Ma la mia carriera pregressa è stato un carrierone. Va bene, no, no, ok, ma quando ti vedevano già non avevo... Lavoravo ancora. Ero ancora in quella fase dove volevo fare la manager denoiare. Qui ha seguito la fase di cui volevo fare la networker, però questo è un altro episodio. Di retirement. Altra volta. Allora, no, ma... questo è il mio, io ho detto, non ricevo il tovagliolo per fare gentiluomo, il tuo è già lì, penso a te, che me lo dice. E, io mi sono rifatto i denti, perfetti, proprio perché mi dicevano, hai i denti storti con tutti i soldi che hai, cioè, effettivamente ritrovando le foto vecchie avevo veramente dei denti di merda, quindi volevo ringraziare. Io comunque è strano che tu dica che non ci si possa arricchire facendo flipping immobiliare quando dici che conosci gente che fa soldi facendo. Sara, tu dovresti aprire meglio le orecchie quando mi guardi, con tutto il rispetto. Non ho mai detto che non ci si può arricchire. Ho detto che non è un investimento ed è pericoloso. Ragazzi, voi avete una confusione in testa riguardo a queste cose, che è oscena, però vi prego di non venire, tra virgolette, a tentare di spiegare a me cose che non sapete. Tu fai conto, Sara, che persone che insegnano queste cose non si permettono di persona di proferire parola. Vabbè, dopo leggo in inglese. Quindi puoi fare soldi flippando immobili, è un lavoro. Dipende cosa intendo per tanti soldi. E soprattutto cosa fai con quei soldi, perché se quei soldi li metti nell'operazione di flipping dopo rimani illiquido e non hai soldi. Ed è un fatto, non c'è da parlare. C'è assolutamente da parlare. Fidatevi delle cose che dico. Top man, if I told there was a black belt, a second degree in crime against a certified civilian law enforcement military crime against strike, would you do? KM, privately, I know your hands are itching and you have a strong need to strike to avoid slappers the fuck that coming your way. I know you're missing against a stuff, big. Oh yes, I do, actually. Quando si inizia è meglio avere una sola cosa tipo Facebook Ads oppure no, vendita di consulenze nutrizionali. Abbiate uno di tutto e poi spendetemi. Se i tuoi corsi costano poco, sono. Lo so. Ah, peraltro, per ritornare nel topic di prima, conosco gente che muove dei soldi flippando. Andiamo a vedere cosa vuol dire fare i soldi. Yes, madam. Per i soldi è un'altra roba, ragazzi. Oh, wow, too much. Look, I stay with this. Okay, I give you this. Okay, thank you very much. Tutti che flippano, fanno. E poi c'è un cazzo. No, no. E poi queste? Ricordatevi che l'obiettivo... Sono una mangiata della casa, io ho thank queste. You. Ricordatevi, ragazzi, che l'obiettivo non è muovere tanti soldi, è trattenere tanti soldi. Basterebbe fermarsi ad un certo punto e fare flipping, sia la liquidità da investire, quindi si è creata ricchezza, flipping immobiliare va benissimo. Sara, fai quel cazzo che vuoi. Sara Rodriguez, non c'è nessun problema. Se vuoi confrontarti il patrimonio, sono qua, eh. Questo lo dico anche a tutti quelli che queste cose le insegnano. No, non è ancora venuto nessuno. Sa poi perché. O magari ne hanno talmente tanti che non vogliono discutere. Of course. Sicuramente ci sono. Si nascondono tutti molto bene. Fa tutte queste operazioni. Poi non si capisce. No, perché ho fatto flippato. Perciò potete generare soldi. Insomma, non è una roba molto ovvia. Da flip a flop è un altro, come chi flippa le cripto, Sara. Finché le flippa fa profitto, sono tutti dei geni. Però scherzi a parte, come lavoro può anche andare bene. Il problema sono le regole di quell'industria, perché loro intendono investire quello che fanno. Cioè loro pensano che il flipping immobiliare sia un investimento, credi? Quindi non è che poi, non so, fanno 100.000 euro, li mettono in indici o li tengono liquidi. Quelli che fanno l'immobiliare sono sempre fortemente illiquidi.
a quando un bel video corso fatto 100% da donna per la Big Luca International. L'hanno chiesto. Confondono il volume d'affari che reinvestono col patrimonio. Esatto, bravissimo. Il problema è che poi quando si ferma la musica tu ti siedi sul tuo patrimonio, non sul volume d'affari. Questo è il problemino. Cioè, finché va tutto bene, ragazzi, è tutto giusto. No? Ho comprato Solana a 0,10 centesimi, l'ho flippato a 200 euro, cosa c'è di male? E niente, hai fatto un sacco di soldi. Certo, se funzionasse sempre così non ci sarebbe niente di strano. Sono anch'io, ragazzi. Non solo, ma c'è un fatto temporale. Cioè, tu puoi flippare gli immobili, poi puoi incontrare l'immobile che non riesci più a flippare, ci metti un anno. Quello che tu guadagni viene dilatato in quell'anno. Ci sono tante criticità. Però, ripeto, sento storie di queste cose, ma nell'oggettività e nella praticità. Altre domande? Per i flipparoli, vero business per immobili, crediti immobiliari, fare consulenti, raccogliere denaro di investitori da mettere in leva. È quello che fanno, ragazzi. Quando prendono il denaro dagli investitori, comprano gli immobili, quegli immobili li mettono a pegno con la banca e prendono i soldi a debito. Primo, chi ha partecipato a qualunque fondo rimane fottuto perché non avete nessuna... Cioè non potete discutere, ok? Questo è quello che fanno tutti. Fanno il fondo, Dubai è pieno. Tu partecipi al fondo, hai una quota di un fondo, cioè non hai niente. Io che sono il padrone del fondo, metto gli immobili, appegno con la banca, mi faccio dare i soldi, faccio un crack della Madonna e scappo alle Cayman. Quando sentite, ah no, perché io faccio delle operazioni, ma buon Dio, certo. No, amore, cosa ne pensi di questo? Dovremmo, diciamo, un fondo e scappiamo alle Cayman. Io penso che siano dei gran professionisti, fior fior di professionisti. A fine mese vengo a Dubai pagando più di cartacce Covid che di biglietto aereo, tutto regolare. No, happy your pay. No, vabbè, ma verso Dubai non dovrebbe... Non devi dipende essere... Da dove parti? Io i tamponi UK ho pagato 400 sterline, caro. Il pre, il post, il foglio... Non sono d'accordo che non possiamo tutti vendere online, Sara. La cosa è... Pempo, arrivi a un certo punto di liquidità. Se non ci arrivi? Devi forzare il risparmio a ogni operazione. Cioè, se prendi soldi da ogni operazione e forzi il risparmio, ne possiamo parlare. Il problema è che conoscendo profondamente l'ambiente, l'ambiente è quello vero, non le teorie, ok? È una cosa che non viene fatta. Anche perché le operazioni immobiliari per loro stessa natura sono fisse, cioè se l'operazione costa 100, costa 100, tu devi strecciare magari di quei 10.000 cui avresti dovuto forzare il risparmio. Quindi tu puoi guadagnare 10, ma puoi andare in merda per 100. Questa è un'altra cosa che le persone con le joint venture non capiscono. No? Noi c'ho una quota, 10%, 50.000 euro. Adesso non so, c'ho il 10% di un'azienda. Ma il merdone lo può combinare l'azienda, tu invece hai solo il profitto della quota. Questo ve lo dico perché gli imprenditori sono molto molto scarsi a stimare il rischio. Cioè, io lo dico per voi. Ci sono più complessità da gestire in una fase di inizio di vendita di un videocorso o di una serie di consulenze. Parliamo di partire nel settore nutrizione da sole. Ci sono più complessità da gestire. Fasi di inizio di vendita hanno complessità diverse. Quella più immediatamente vendibile è sempre la consulenza, perché non devi costruire l'infrastruttura di piattaforme di eccetera. Chiaramente poi diventa poco scalabile.
qui in America sono le 5 del mattino, ma la live del Big non si rinuncia, grande. Avere un'azienda di frigo, avere una qualsiasi azienda. No, no Sara, assolutamente no, è questo il fatto. Un'azienda non vuol dire niente, è come dire io ho un cane, ok, posso, lo tengo a casa, va bene, è un pitbull che ha fatto combattimenti o un barboncino, non è la stessa roba, piuttosto che dire ho un marito, ci sono mariti come me e ci sono mariti come non me, vero amore? Bene. Come stai parlando? Sì. Ok, è d'accordo, non la vedi mai d'accordo, quindi bisogna vedere il, cioè assolutamente no quello che hai detto, è assolutamente, cioè dipende dal modello di business, ci sono business oggettivamente più incasinati o meno incasinati, per esempio, posso fare degli esempi, se ci sono X passaggi burocratici, perché io non consiglio di fare business in Dubai? Perché ci sono una serie di passaggi burocratici innestati dove se non c'è la firma del primo non ti fanno il secondo, molto controllo. Problematico, no? E più ce ne sono più si può intortare il processo, guarda io ho un amico che fa immobiliare, ogni volta parliamo e mi dice, vabbè ma cos'è che potrebbe andare storto? Tutto? Tutto? Quindi tu dovresti accettare maggiori rischi debito, maggiori rischi piantamento, maggiori rischi pignoramenti, maggiori rischi burocrazia, maggiori rischi ti trovano la bomba della seconda guerra mondiale sotto il palazzo. Succede? No, ti trovano le anfore romane nel... Cosa potrebbe succedere? Succede quello, succede che ti va a fuoco de torcia Dubai, succede che l'inquilino ti fa la marijuana, tu dici no ma io lo... così, poi no ma il compromesso è già firmato, ti firmano perché era sotto un trust, hanno venduto le quote. Uno è perché non sa queste criticità, ma non le sa perché è stupido, perché le devi vedere. Cioè, come quando uno inizia a ragazzi a vendere online, è un cretino, non sai le criticità. Per niente. Vogliamo parlare dei danni per 50.000 euro che possono farti in una notte? Danni per 50.000 euro possono farti in una notte, scoparsi a casa delle minorenne. Te era successo con dei tuoi clienti che si sono riportati a casa delle minorenne, inquadrati con la telecamera, eccetera, una eccetera. Una settimana eccetera. Con la polizia ho dovuto fare più palle. No? Il costruttore non si pianta il progetto, si pianta il lavoro, che ripeto non vuol dire che non si possano fare soldi, però vanno riconosciute le criticità, non sono uguali per tutti i business, è un lavoro molto no, dipende, cioè se io voglio queste criticità e le accetto voglio anche un beneficio enorme, dipende, io non ho trovato il flipping immobiliare e conosco persone che fanno flipping immobiliare in vari paesi. Per, non la cosa migliore per la costruzione di poco, ma hanno alzato il volume, però ne possiamo anche parlare, però non puoi dire che è lo stesso rischio, come chi ha debito e dice ma è lo stesso rischio, e no non lo è, oppure chi ha l'immobile a debito escutibile e ti dice che invece fare un mutuo dove prendono il tuo conto in banca e fanno un lombardone è lo stesso rischio, no non lo è, uno ti pulisce la casa che era patrimonio in più, l'altro ti pulisce retroattivamente il tuo patrimonio che diminuisce. Adesso abbassano. Big, ieri sera ti ho letteralmente derubato, ora si studia, grande Cristian. Cioè, è sempre stato così oppure solamente adesso perché è un team che lavora per... No, ho sempre dormito 10 ore per notte, anche quando facevo tutto da solo. Donna. Confermo. How are you going to UK? You and I, Big, have a similar background. Two lead in north of England, Leeds, and then London, promise. You don't do that around. No refresh, you can either take me. There you go. And then Manuela. No, you're not thinking of me, man. C'è un ragazzo che mi parla inglese, il problema è che se comincio a parlare inglese nessuno capisce niente. Emanuele TB, non so. Grande Cristo. Che bella musica. Ovviamente critico il settore dei liquidi, c'è cose che condivido, il rischio di sedersi sul patrimonio. È solo quello. E ricordatevi, e questo ve lo dice, lo dico io, e credetemi ho diritto di parlare, che dopo tutte queste cose dovete essere seduti su un patrimonio liquido. Ok? Non c'è niente di meglio. Ok, capisco perché dici di uscire, non mi fermerò presto, continuerò a viaggiare. Ho seguito il tuo consiglio di abbandonare l'Italia.
Gli imprenditori hanno una scarsa capacità di rischio. Mi concentro sullo studio e sull'analizzare i business che falliscono nelle cose di fallimento. Uno degli studi che io faccio, diciamo quotidianamente, aiutato anche dalle consulenze, dai feedback che mi arrivano, è analizzare, ragazzi, cosa non funziona. Perché il problema è che voi avete degli esempi solo di chi ce la fa, no? Quindi voi guardate gli ottantenni che fumano e dite: vabbè, allora fumare non uccide. E no, tu devi vedere chi è morto prima. Perciò, ma in lingua inglese non fai più corsi e consulenze. Li faccio. Stay put, fella. Secondo te perché nel mio paese la gente continua ad aprire bar quando ce ne sono già 10.000 che non sanno fare altro? A parte che il fatto che io non consiglio di aprire una pizzeria, ma con la pizzeria tu hai un effetto moltiplicatore che non hai flippando una casa. Cioè io posso aumentare, mettiamo che io ho 1.000 clienti al giorno, io aumento il prezzo della pizza di 1 euro e faccio 1.000 euro in più al giorno. Quello è un business con un effetto moltiplicatore. Se tu flippi un immobile, tu sei uno, l'immobile uno, non è un effetto moltiplicatore e non c'è neanche in realtà l'effetto leva, a meno che tu non usi il debito. Quindi non è la stessa cosa. Tu sei un po' sfigato quando fai i live, devono sempre far casino. Ah, vabbè. Patatine anche no. Mi sento veramente un porco. Domande, ragazzi, da anche tra 10 minuti chiudiamo. Ma la pizza dubaina qua la fanno abbastanza buona. Vabbè, qua c'è il forno a legna. È buona? biglucafriday.com. Offerta di Black Friday. Friday. Ieri avete fatto Mambas. Che tu sappia, il betting verrà legalizzato a Dubai. Sto facendo oltre 10k a mese da un anno, ho intenzione di andare a Dubai. In realtà sì, secondo me sì, sono già pronti a legalizzare questa cosa, non so quando, ma passano sopra il fatto che nelle scritture, sì, vabbè, anche nei mutui in banca legali. Tu sai che nella finanza islamica devono fare tutto un passaggio perché non potrebbero lucrare sui mutui. E allora fanno tutto un giro di 3-4 contratti dove in realtà non c'è scritto che uno è in debito con l'altro e ci sta lucrando, ma in realtà è così. Signori, domande intelligenti? Ho notato che la tua oggettiva bravura a livello mondiale è dovuta al fatto che studi tanto. Studi. Scusate che ho migrata dietro la spalla nel punto cieco. Che studi a diversi angoli, che studi cose che funzionano davvero. Ci sono altre di queste caratteristiche per diventare il Big Luca in un altro settore? Cervello, ossessione, studiare e studiare cose variegate e applicare. Consistenza. Cioè, grande Zamboni, quando viene a Dubai? Ho fatto la tua domanda a Dan Kennedy, Zamboni. Vogliamo Zamboni a Dubai. Grande. Come vanno i lanci su Gevisù? Che aria tira? Pessimo. Viene presto. S-
sono legato al dito che non era il mastermind. Ascolto, io volevo chiedere che tu hai fatto consulenza anche per chi come me fa il medico e vuole creare un ecosistema di vendita per le visite e altro. Sai che il binario marketing e salute è delicato. Sì, noi abbiamo diversi studenti, semplicemente se stai partendo da zero non farai queste consulenze con me perché non c'è ragione, però il mio team le eroga, certo, certamente. Abbiamo diversi anche li abbiamo sia nella medicina tradizionale, psicologia clinica, psicologia comportamentale, medicina classica, sia anche nelle branche che quantomeno in Italia sono considerate non ufficiali. Te ne dico una, la chiropratica, che in tutto il mondo c'è. In Italia in teoria non è riconosciuta, perciò devi stare attento con i claim, chiaramente assolutamente essenziale a certi livelli lavorare anche con un legale. Però, certo. Se hai 200.000 da investire, dove li metteresti in un'ottica di medio periodo? Gino, dipende dalla tua situazione patrimoniale. Se hai solo 200.000, terrei dei soldi liquidi. Quanto spendi al mese? Almeno 12 mesi liquidi. E poi io li metterei in indice, un indice S&P. Esatto, Sara, hai capito. Cioè, anche arricchire, bisogna capire di cosa parliamo. Cioè, se tu mi dici, posso fare un'operazione e alla fine di questa operazione ho più soldi in banca, la risposta è ovviamente sì. Ma cosa succede dopo? Perché è un'industria che porta molto, dire aspetta che ne faccio un'altra così aumento le posizioni. Ma anche il trading è così, gente che ha fatto un sacco di soldi ed è ancora investita. Esci dal gioco, fai cash out e fai exit. Cioè, i soldi vengono dalla liquidazione degli asset, Sara. Come chi fa le startup. Se no, perché la startup vuol fare l'exit. E allora mettiamoci d'accordo se conta di più liquido le quote. Conta più liquido sempre. Se tu hai scelto questa professione, puoi farla al meglio, facendo dell'ottimo flipping, facendo dell'ottimo profitto, conscia del rischio, no? E non voglio sentire frasi, non che le abbia sentite da te, ma tipo che rischio c'è? Che ragazzi siamo quei bimbi minchia che flippano le cripto e dicono che cosa, Bitcoin sale del 10% al giorno, gli indici vanno il 12%, perché dovrei... Perché non è la stessa cosa. Ok, uno invece coscientemente fa certe cose, piaccio. E forza al profitto, fai un'operazione, dopo ogni operazione non reinvestire nell'operazione dopo, vedrai quanto è difficile. Dico per esperienza. Però come veicolo per generare dei soldi, metterli da altre parti, non posso negare che ci sia. Non è il migliore, mi pare. Adesso ripartire da zero, troverò un mercato, farei un'offerta, venderei servizio e formazione. È l'ossessione per forza, ragazzi. Se non siete ossessionati, lavorate poco. Se lavorate poco, venite battuti da chi lavora di più. Non so se ne hai mai parlato, ma cosa pensi del metaverso per chi ti segue? Cosa consigli? Il metaverso lo possiamo approcciare da diverse direzioni. Dal punto di vista di investirci sopra nelle varie azioni o anche cripto che in qualche modo sono coinvolte nel metaverso, bene. Cosa penso del metaverso? Ne penso male. Che già la società non sta bene, vivere in robe virtuali per quanto faccia bene. A livello di marketing sarà semplicemente un tool in più. I principi del marketing cambiano. No, non è obbligatorio il vaccino per venire a Dubai, io non so. Come si traduce la massa delle informazioni che si hanno in mente per declinare in contenuti? Troppe cose in mente, a volte la massa di info non si traduce in acqua chiaro lineare. Dipende a che fase sei.
C'è una fase di confusione in qualunque cosa studi e viene semplicemente continuando a studiare le stesse cose in modo ripetuto, arriva la chiarezza, perché il cervello ci mette un po' a capire certe cose. Avendo 200k e volendo investire in un'attività nel portare avanti quotidianamente, in cosa ti butteresti buttandoti da zero? Buttandoti da zero, se sei, non hai competenze, non hai conoscenze, io non mi butterei su niente, non ci si butta sulle robe, ragazzi. Mi terrei 200.000 euro, che non sono pochi, specie se puoi buttarti su una cosa di cui non capisci niente, andare a zero oppure in debiti denunciato dopo 2 giorni. Questo è chi ha un po' di soldi e decide di aprire un bar senza capirci niente. Se hai invece una professione, una conoscenza, che dovrebbe essere il marketing primariamente, fai quello. Io mi formerei, poi farei qualcosa di liquido, qualcosa di online. Perché molti sono, vedete, ho dei soldi, quindi sicuramente devo metterli da qualche altra parte e fare l'imprenditore, giusto? No. E ricordatevi che fare soldi non ha assolutamente a che fare con il gestirli. Stando sine, comunque, il perché funziona più del parlare del cosa. In molti hanno smesso di parlare del cosa ed hanno iniziato a parlare del perché. Pochissimi parlano del come. Sei uno dei pochi, complimenti. Grande Raffaele. Cioè, quando è come delegare il proprio lavoro senza abbassarne la qualità, allora abbassare la qualità, è chiaro che quando c'è il tuo tocco personale ci sarà e sarà visibile, quando non c'è più ti trasformi in un'entità corporate, va bene, per fare lo scale up è per forza necessario. Dipende anche cosa intendi per abbassare la qualità. Una qualità eccessiva non è necessario per vendere, per prosperare. Una qualità buona quantomeno invece è necessaria. Si tratta molte volte semplicemente di rimuovere l'ego del libero professionista e di dire di come faccio la cosa io, non la fa nessuno e bisogna farla così, ma in realtà non è vero. Quindi sacrifichi leggermente un po' di qualità, un po' di tocco personale per la scala. Sono 200k dedicati all'investimento, cioè se sono soldi da investire nel medio lungo periodo, Gino, tutto il resto a posto, io risposterei in indici oggi, cioè questo è quello che faccio io, per dire, io ho 200k che mi crescono, li prendo e li metto in indice. Molto molto semplice. Il più grande problema ora è godermi il presente. Godermi il presente e non vivere nel futuro. Nel passato non vivo, nel presente non vivo, nel futuro. Guardate qua. Non c'è nessuno, in realtà. Perfetto. Nello stesso momento Vanguard S&P 500 e l'Ixor Nasdaq. Cioè sì, va bene. Puoi investire sia sull'S&P che sul Nasdaq. Io ho più soldi investiti sul Nasdaq che sull'S&P, perché può avere un apprezzamento migliore. Quindi va bene anche mettere tutto sul Nasdaq, a mio parere. Ti assicuro di investire pochi soldi nella pubblicità e fare un buco nell'acqua, nel senso avere un ottimo piano marketing, ma una pessima decisione nella spesa pubblicitaria. E se nel marketing tu includi la pubblicità, non hai un ottimo piano marketing se non investi in pubblicità. È anche vero che all'inizio, se ne hai pochi, devi andare con la risposta diretta sicuramente e forzare subito le vendite e risparmio. Se parliamo, ragazzi, la pubblicità costa, cioè fare business costa. Oltre alla Big Luca International, quanti business hai? Ho la Big Luca International, la Big Luca Agency e poi ho i miei investimenti. Poi all'interno c'è la mia consulenza, le mie cose, però se vogliamo guardare, queste sono le mie aziende. Allora, il make mi dice anche perché in Italia pochi lo applicano, anche la pubblicità fuori categoria. Allora, innanzitutto ci sono molti più problemi a reperire le liste, perché in America tu puoi comprare le liste. In America, per certi versi, alcune cose funzionano meglio in Italia, è più problematico da fare.
Quello che è problematico è far tirare fuori la carta di credito alle persone e farli comprare, perché in Italia sono molto scettici. Prima online non era così, adesso sono diventati molto scettici anche online. Vendi videocorsi o sei senza tecnica per registrare? Come ha potuto un'agenzia così solida trovarsi in questa situazione? Vendi videocorsi e sei senza tecnica per registrare? Come ha potuto? E non è un'agenzia, è un'azienda. No, non è che non ce li abbiamo. E innanzitutto i videocorsi non hanno bisogno di tecnici che stanno dietro, 2, 3, 4. Fare invece i video da radio show vorremmo aumentare la qualità. Ragazzi, tutte le aziende a volte si trovano con gente che non capisce un cazzo. Semplicemente le altre non ve lo dicono. È come quando mettiamo in aggiungi il customer service, potremmo dire, ah, ma sei senza quello del customer service? Che cazzo ti devo dire? Cioè, non è che facciamo le magie. Quindi cerchiamo sempre persone. Perché c'è? Fate delle domande, ragazzi, un po', perché c'è così poco? Non lo so, chiedi a chi non c'è. Che cazzo di domande fate, ragazzi? E ha bisogno di avere contatti per sé a livello conquistare, va contro un po' l'isolamento. No, non va contro l'isolamento, sarà. Tu ti puoi isolare, cioè voi non dovete, e dovete finirla di ragionare per stereotipi. No? Cioè, siccome una parola isolamento vuol dire isolamento e l'altro dice contatto sociale, contraddizione. No, andiamo un attimo un po' più in profondità nelle cose. L'isolamento viene dal fatto che tu ti devi isolare dai ciarlatani, gli stupidi, i negativi, gli invidiosi, i rancorosi, perché sennò non puoi raggiungere i tuoi obiettivi, qualunque essi siano. Questo non viola il fatto che tu abbia bisogno di contatto umano, semplicemente non hai bisogno di contatto umano con le categorie descritte prima. Non solo, ma quando tu hai un obiettivo, ti metti in moto per realizzarlo e non hai ancora i risultati, ti vuoi isolare sempre dagli stupidi, perché sennò ti chiedono continuamente come sta andando, tu non lo puoi dimostrare e loro tentano, con la tua assenza di prove contrarie alla loro visione, di riportarti nella visione degli stupidi. Cioè dicono, ah, vedi, io faccio pochi soldi, però siccome tu ne vuoi fare tanti e ancora non li hai fatti, allora vedi che non si possono fare, allora che cazzo fai? Fai pochi soldi come me. Questo è il ragionamento dell'isolamento. Il contatto poi umano dipende da persona a persona, c'è chi è molto social, c'è chi non lo è, come me. Però devi decidere tu quanta interazione avere. E sai quando puoi fidarti di qualcuno, dato che ad oggi è facile manipolare la realtà? Risultati, e dipende di cosa stiamo parlando. L'ossessione a crescere non è sempre sana. Ma io non sono costantemente a dieta, Danilo. Cosa ne pensi del BTC in questo periodo? Ci ho messo un po' di soldini, sia in Bitcoin che in Ethereum. Se esplode, esplode, se non esplode, non esplode. Ragazzi, non mettete in cripto soldi che non potete permettervi di perdere o di vedere quantomeno oscillare del 60, 70, 80%. E la verità è che molti non sono pronti a questa cosa. E anche perché, non si sa, ci sono anche un sacco di truffe, ci sono dei problemi di sicurezza per adesso con le cripto veramente importanti. Cioè, per la persona media è abbastanza imbarazzante, soprattutto se scegliete di prendere le shitcoin, eccetera. Utilizzi il meccanismo cibernetico di mosse. Dormire mentre ascolto per le Porsche, bellissimo. Ho sognato che eravamo a Dubai, mi spiegavi dal vivo. Conosci nutrizionisti che, lavorando da libero professionista, danno solo venditori telefonici con i quali vendono consulenze da 5K pur lavorando da poco nel settore. Dipende cosa intendi da poco. Cioè, se tu mi stai chiedendo, posso fare soldi facendo sta cosa? Sì, è chiaro che sì. Giustamente, dovunque io vada c'è qualcuno che martella. Professionisti danno solo venditori telefonici con i quali... Perché solo venditori telefonici con i quali vendono consulenze da 5K? Perché 5K? Sta cadendo addosso la roba. Normale che quando imparo qualcosa di nuovo mi sembra banale, che secondo me lo sanno tutti. Certo, e beh, ma dopo che l'hai imparato è tutto banale, ragazzi. Dopo è sempre tutto... Non ti capita mai che tu impari una cosa, allora tu hai un problema, nessuno sa la soluzione. Quando poi tu trovi la soluzione, la dici agli altri, loro te la ridicono indietro e ti dicono che te l'avevano detto. Capita mai?
molto bene come applicare il raggruppamento per insieme degli svantaggi. Potresti spiegarlo, fare qualche esempio? No, Valentina, no. Cioè, direi che c'è il video, sono qua al mare. Assolutamente no. Guarda il video finché non lo capisci. Ragazzi, secondo voi spiego il raggruppamento per insieme, dai. Siamo seri. Siamo molto seri. Dai, altre due domande. Guarda, forse si vedono gli indianini che stanno provando. Si apre l'attività del po' non ha un'azienda. Chiarisce anche le altre cose. Cioè, da quanto è aperta la vostra azienda? Non conta quasi mai? Perché nessuno guarda la data dalla quale è stata aperta, più la vostra abilità nel vendervi che conta. La longevità di un'azienda non conta quasi mai, se non in rare. Qui stiamo registrando. Che cazzo state registrando? 5K perché è un obiettivo. Ma devi capire se il mercato digerisce quel prezzo. Quante persone conosci personalmente con più patrimonio di te? Conosco. Sono parecchi. Parecchio. Tra qualche mio studente, non visibile, direi, cioè non player, queste cose qui, amici. Mio amico si è appena quotato in borsa, ha fatto più di 90 milioni, per esempio. Lui ha più, vabbè, ora non è che sia tutto il suo patrimonio, però per farti un esempio, più di 90 milioni, così. Lui ha più patrimonio di me, che è vero che non ce lo siamo mai misurato, però insomma, credo, ho amici che hanno più patrimonio liquido, eccetera. Big, è finita l'epoca high ticket, vedo la tendenza ai super sconti ultimamente da parte di tutti i tuoi seguaci. Dipende cosa intendiamo, l'high ticket? No, siamo nell'epoca dell'ultra high ticket. E semplicemente bisogna fare dei cambiamenti al proprio marketing che sono descritti nell'evento di dicembre. Non è sbagliato fare sconti e offerte se c'è dietro una strategia, che poi molti non ce l'abbiano, questo è un altro paio di maniche. Se poi tu mi dici voglio vendere solo corsi a 2000 sul front end, quella cosa lì adesso lascia fuori più gente di quella che includo. C'è correlazione tra il sogno e cosa si ha nella mente inconscia? Sogno spesso di scappare da qualcuno. Sì, c'è correlazione. No, non si sono creati da zero, Sara. In realtà molti pochi vendono online. No, uno adesso vende anche online, ma anche un'attività, diciamo, fisica, non ti dico in che settore. Quindi ha fatto, diciamo che ha dei punti vendita. Altri vendono macchinari. Questo mio amico, dicevo, vende trattori. Non sono persone che hanno dei business online, che potresti conoscere in termini di nomi conosciuti. Ho studenti, diciamo, conosciuti per esempio nell'ambiente informazioni che hanno accumulato dei discreti patrimoni, sicuramente. Ma restiamo umili anche se molto patrimoniale. Esatto, Giuseppe. BSL segreto. Che cazzo state facendo? Cioè, vedete, io sono qui e loro sono. BSL segreta robe turche. Filmate. Se faccio consulenza con una pratica, come ci organizziamo, per esempio, con video, foto, cose varie, ad esempio in caso di persi una brand, un canale YouTube, voi non fate queste cose, ma come faccio? Mi cerco l'agenzia qualità? No, noi facciamo anche lavori di agency done for you, Paolo, assolutamente. E magari la Big Luca Agency, che è un altro ramo del gruppo Big Luca, può curare il lavoro done for you. Non siamo a buon mercato, semplicemente. Cioè, siamo la punta, l'apice, quindi. Però facciamo anche dei lavori down for you, oltre che il lavoro consulenziale. Sempre caldo a Dubai, abbastanza. Va bene ragazzi, devo andare, non fate per buoni per due lire, ciao.